Le lacrime versate per la morte di Luana non sono bastate ad ottenere maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro. Era la primavera dello scorso anno quando il suo corpo, 22enne, è rimasto schiacciato in un macchinario dell'impresa tessile della provincia di Pistoia in cui lavorava. Oggi, fino al primo trimestre del 2022, altre 189 persone hanno perso la vita mentre svolgevano il loro lavoro. 4 persone in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ossia 2 persone al giorno. Una strage che alla fine dell'anno rischia di registrare numeri ancora più drammatici. A morire sono soprattutto le donne, 10 in più secondo il rapporto trimestrale dell'INAIL, che nella giornata nazionale dedicata proprio alla salute sul lavoro ha pubblicato tutti i numeri sulla sicurezza. Gli infortuni, ad esempio, nel primo trimestre di questo anno sono aumentati del 50%. Si tratta per lo più di italiani che appartengono al settore dei trasporti, della sanità e della pubblica amministrazione.